Ciao ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale. Nuovo video, oggi nuovo Mi preparo con voi. So che è una tipologia di video che vi piace tantissimo, ha infatti riscosso grandissimo successo e ho tantissime visualizzazioni in questi video, quindi ho capito che vi piace stare in mia compagnia, ma soprattutto quando vi faccio questo genere di video un po' chiacchiericcio. Oggi vi volevo fare questo make up, che sarà molto ma molto semplice, ma più che altro volevo focalizzare la mia attenzione sulla mia base e su come realizzo il baking ed il contouring ultimamente, perché molte ragazze, tra cui anche molte mie colleghe, mi hanno chiesto appunto di far vedere in video come realizzo io personalmente il baking. Faccio una breve premessa: non sono una make-up artist, quindi non voglio insegnare nulla a nessuno, perché non vorrei che magari qualcuno dicesse: ah, ma tu come fai a parlare, chi sei e chi non sei. In realtà lo faccio solo per passare del tempo, una pura passione la mia, sono autodidatta. Ho guardato tantissimi video e ho studiato tanto semplicemente documentandomi autonomamente, perché io comunque mi trucco veramente ormai da tanto tempo, però vi voglio fare vedere come anche una persona come me, che non ha un diploma e che quindi diciamo ha semplicemente una passione, realizza qualcosa di un po' più complicato ma semplicissimo poi da fare. Però sicuramente questi accorgimenti vi possono aiutare, perché io personalmente da quando realizzo il baking sul mio viso in questo modo e soprattutto da quando faccio questo tipo di contouring, mi piace tantissimo il make up come viene fuori. Io sono poi abbastanza veloce quando mi trucco la mattina, quindi lo realizzo anche la mattina, anche se un po' alla rinfusa. Se però avete un po' più di tempo e quindi magari avete un'uscita particolare, avete più tempo a disposizione, è molto meglio, perché potete fare tutto con molta calma. Io ho una pelle, come sapete, abbastanza grassa, quindi una pelle più che mista, è proprio una pelle grassa con tendenza acneica. Diciamo che sono tanti anni ormai che curo l'acne e cerco sempre di tenere il mio viso pulito per evitare che comunque venga sempre fuori. Quindi la prima cosa che faccio al solito è mettere un po' di crema, un po' di crema base, che è quella, come sapete, non deve mai mancare. Tra l'altro è praticamente finita, quindi l'abbiamo utilizzata insieme per l'ultima volta. Ricordatevi sempre di utilizzare la crema viso migliore per il vostro tipo di pelle. Quindi se avete una pelle grassa come la mia, cercate di utilizzare una crema che vi opacizzi tutto il giorno. Se invece al contrario avete una pelle molto ma molto secca, andate a comprare, ad acquistare una crema che sia idratante al massimo, in modo da non farvi quelle odiose pellicine o comunque quell'effetto pelle tirata e infastidita, tipica di chi ha la pelle secca, soprattutto d'inverno. Soprattutto se avete una pelle secca avete bisogno di molta più idratazione. Ho messo la crema base, che è praticamente finita, quindi andrà dritta dritta nei prodotti finiti. Metto un po' di burro di cacao al solito, perché io idrato sempre le mie labbra. Passo quindi alla base viso. Oggi utilizzerò con voi il fondo di Wycon, il Natural Skin, e quando io utilizzo questo fondo utilizzo sempre una base make up. Questa qui in particolare è quella di Make Up For Ever ed è lo Step One. Ve ne ho parlato tantissime volte negli altri video, ma per chi si fosse sintonizzata adesso è praticamente questo. Costa un botto di soldi, però vi devo dire che io mi trovo veramente bene con questa base, che io vado a mettere nei punti strategici, quindi sul naso, qui sul mento, qui sulle guance, e ho notato che il modo migliore per utilizzarlo è picchiettarlo solamente, quindi non trascinarlo, perché ho notato che così ha più efficacia. Quindi lo prendo e tanto si asciuga subito, perché è appunto un prodotto abbastanza rapido da utilizzare. Lo metto solo nei punti più strategici. Questo mi aiuterà a far durare il trucco, il make-up, quindi tutto il giorno, e ad evitare quel odioso effetto lucido che mi si forma sempre sulla zona AT. Dopodiché vado a coprire le mie occhiaie con il correttore arancio di Wycon, che è il mio solito correttore che utilizzo prima qui solamente nella zona più scura delle occhiaie.
con il correttore sempre di Wycon, però verdino. Questo qui è una new entry perché praticamente ho terminato la palette numero uno dei correttori, per cui ho preso il verde a parte perché soffrendo io d'acne, il verde è un colore che va via praticamente subito, quindi nella palette è stato il primo che è terminato perché io copro tutte le mie, i miei rossori e ne ho badate veramente tanti con questo correttore. Purtroppo non posso fare diversamente perché se no si vedrebbero troppo. Possiamo utilizzare uno di questi kabuki no brand che ormai sono disastrati, che ho comprato su Amazon veramente tantissimo tempo fa, anzi forse su eBay, e oggi utilizzo insieme a voi la palette di correttori di Wycon. Questa è la numero 2, è quella lì che praticamente non ha il verde appunto, ma ha tutte le colorazioni diciamo beigioline. Vado a prendere dalla palette questo arancio e lo vado a schiarire sopra l'arancio più scuro che abbiamo appena utilizzato. Questa palette la sto utilizzando già da, credo, da una decina di giorni, e vi devo dire che mi sta piacendo tantissimo, pure come la prima, ma non avevo poi particolari dubbi perché comunque queste palette sono la fine del mondo. Per quanto riguarda il fondo, io oggi lo stenderò con la Beauty Blender, questa qui l'ho acquistata da Sephora da pochissimo tempo, ho deciso alla fine di prendere quella nera, mi piace tantissimo, è sicuramente un'altra dimensione rispetto alle normali spugnette che ho utilizzato finora perché è veramente morbidissima, e io ho deciso di prenderla nera perché, boh, non lo so, l'ho vista sia fucsia che nera e l'ho presa nera. Vado a spruzzare un po' di acqua termale, questa qui è l'acqua di Avène che sta anche finendo tra l'altro, quindi mi dovrò munire di nuova acqua termale. Vado a prendere il mio fondotinta e lo vado a mettere qui sulla mano al solito, come faccio sempre io, dopodiché lo stenderò su tutto il viso con la Beauty Blender. Questo fondo di Wycon mi piace tantissimo, devo dire che sicuramente è indicato per quei periodi in cui abbiamo pochissime imperfezioni, perché è un fondo molto molto naturale, come potete vedere non copre molto, però proprio per questo mi piace, perché quando appunto quelle rare volte ho poche imperfezioni in viso, mi piace tantissimo l'effetto del fondo si vede e non si vede, perché comunque diciamocelo, il mascherone non piace assolutamente a nessuno. Rimane il mio preferito sempre il 24 ore matte di L'Oreal, che è sicuramente un fondo perfetto per il mio tipo di pelle, perché io appunto ho una pelle grassa che tende a lucidarsi soprattutto nella zona T, con quello ci vado pure in palestra e lo avete visto, perché se mi seguite su Snapchat lì sono sempre Gravis Girl. Nel frattempo vi lascio i riferimenti dei miei social, così potete andare a seguirmi anche lì e scoprire cosa faccio durante il giorno, anche perché sono molto attiva sui social. Dicevo che, come avete visto anche su Snapchat, io spesso utilizzo per andare in palestra utilizzo l'altro, non questo qui, questo non l'ho testato sotto sforzo, quindi non saprei dirvi, l'ho testato, cioè sotto sforzo intendo non l'ho testato in palestra sudando, perché io ragazze purtroppo mi trucco anche per andare in palestra, anche se in maniera molto ma molto leggera, perché non riesco ad uscire, ma questo se mi seguite lo sapete, non riesco ad uscire cioè senza trucco, con la mia visi, col mio viso struccato, perché non mi ci vedo proprio assolutamente, e quindi comunque addirittura, siccome spesso in palestra vado dopo il lavoro, perché l'orario è sempre quello diciamo pomeridiano tardo, e addirittura io non ripasso neanche il fondo, non è che mi ritrucco da capo, vado direttamente in palestra dal lavoro, vi vado a cambiare direttamente lì perché vi porto il borsone, e vi devo dire che non ho bisogno neanche di ritoccare il trucco con la cipria, perché è perfetto quel fondo, cioè io lo adoro follemente, è uno dei fondi che secondo me è adatto per la mia pelle, tant'è vero che ne ho comprato un altro, perché così quando mi finisce la prima confezione, che ormai praticamente manca veramente poco, io credo altre 2-3 applicazioni e poi lo finisco, ho già pronto l'altro, perché questo inverno, per le feste ora, perché ormai si avvicinano le feste, anzi spero di metterlo prima delle feste questo video, chiaramente userò quello lì perché è perfetto per me, quello lì l'effetto è molto ma molto naturale.
naturalissimo. E prima di fare, di iniziare appunto con il viso, vorrei fare sistemare il discorso sopracciglia. Oggi appunto con voi utilizzerò per la prima volta questo kit, questo si chiama Painting Eyebrow ed è una pochette con questo gel per sopracciglia e un piccolo pennellino, qua lo chiama brush, eyebrow and brush. Si presenta così, lo spacchettiamo insieme, guardate che carina la pochettina, tutta grigia. A proposito, io ho preso il numero 3, il Brown Ebony, ve lo faccio vedere, Brown Ebony, quello più scuro credo di aver preso, non so se mi sbaglio. Si apre la pochettina molto carina con la scritta Wycon all'interno, ma che bellino, c'è diciamo il gel per sopracciglia che mi ricorda moltissimo quello di Make Up For Ever, l'acqua brow, e poi dentro c'è anche un pennellino che ora utilizzeremo, perché a sto punto lo utilizziamo insieme, un pennellino che da un lato ha appunto l'applicatore per il gel e dall'altro lato il classico scovolino. Proviamolo subito insieme, sono curiosissima. Allora ragazze, con molta moltissima difficoltà, perché ora vado anche a pettinarvi, vado a mettere anche questo gel di Essence, il Make Me Brow al solito, per pettinarle un attimo, ma con molta molta difficoltà vi dico che non mi è piaciuto per niente questo gel di Wycon. Per adesso è un no totale e ci sono rimasta molto male, anche perché comunque speravo fosse un po' più, non lo so, più professionale, ma non mi piace. Praticamente la cosa strana di questo gel è che si asciuga troppo velocemente, cioè non avete neanche il tempo di lavorarlo e comunque non riempie benissimo le sopracciglia, nel senso che lascia sempre dei buchetti visibili e non mi piace. Va bene, andiamo avanti. A questo punto io direi di cominciare appunto con il famoso baking. Come si fa questo baking? Allora, io cosa faccio? Vado a prendere un correttore illuminante, questo qui in particolare è il Prolonger di MAC, e lo vado a mettere un po' sulla mia mano e lo vado a stendere con una mini beauty blender, questa qui è una simil beauty blender, lo vado a stendere qui sotto, quindi sotto, diciamo sopra le occhiaie, sotto l'occhio, lo vado a stendere per bene, ok, vado anche dall'altro lato, diciamo che potete utilizzarne anche uno ancora più illuminante, io purtroppo sto cercando di completare questo qui che è l'NC25, che come vi ho detto anche in altri video non mi fa impazzire come colorazione perché la trovo poco illuminante per il mio contorno occhi. A me di solito piace utilizzare l'NC20, ma questo lo acquistai quest'estate che era un po' più abbronzatina e ancora non l'ho terminato, anche perché come potete vedere basta metterne poco. Bene, una volta che l'abbiamo lavorato per bene, andiamo a prendere il famoso borotalco. Lo mettiamo nella mano, prendiamo la nostra beauty blender e lo andiamo a posizionare nei punti dove abbiamo messo il correttore. Quindi qui, qui. Mento, naso, qui, anche qui, qui sopra sulla fronte. Ok, un po' di primer, questo qua è il Paint Pot in Laming Low di MAC. Prendo questa base nera di Wycon, questo è l'ombretto numero 1 dei mousse soft eyeshadow che conoscete benissimo, lo prendo con un pennello, tanto io ci sto un attimo a farvelo. Vado a prendere un pennello da sfumatura e vado un attimino a sfumarne i bordi in modo che non... Ok, a questo punto vado a prendere appunto questo ombretto nero di Wycon, questo qui, il Melange nero, e lo voglio mettere bagnato addirittura. Ma sì, così viene ancora più visibile, e lo vado a picchiettare sopra.
Vabbè, bagnate è un'altra storia, ragazze. A saperlo l'altra mattina me lo mettevo così, che bello che è. Nel frattempo vado a prendere un pennello grosso, tipo questo qui, e vado a rimuovere il borotalco. Perché già tra l'altro si è assorbito quasi del tutto, però lo vado a rimuovere. Mentre sotto andiamo a mettere un po' di marrone. Io qui da questa palette vedo che c'ho un marroncino che praticamente è di Bottega Verde, non so di quanti secoli fa, però mi piace e lo voglio mettere sotto, anche perché ho solo questa palette a portata di mano oggi, quindi così faccio. Bello, eh? Mentre per l'angolo interno io vado di illuminante, vado a prendere un pennellino piccolino, vediamo questo qui, questo pennellino qua a penna, e vado a prendere questo qui che è il Plastic di Neve Cosmetics, che sarebbe un colore beige molto molto carino, che tra l'altro illumina tantissimo, e quindi lo vado a prendere e lo vado a posizionare al centro dell'occhio. È bello, ma non è proprio super luccicoso forte. Vado a prendere il bianco, sempre Melange, e lo vado a mettere sempre all'angolo interno. Vado a mettere un po' di Plastic, che sarebbe appunto il colore di prima, sotto l'arcata. A questo punto vado a prendere la matita nera di Essence, questa qui è la Black Fever nera, la vado a mettere dentro l'occhio. Bene, piego le ciglia. Metto il mascara e vado di Roller Lash di Benefit. Che vi devo dire che mi piace, sicuramente è un ottimo mascara, attenzione, tra l'altro costa un botto, questa è la mini size, perché lo volevo per forza provare, perché era l'unico che non aveva provato di questi mascara conosciuti, e vi devo dire che mi piace, però l'effetto più bello lo dà il Better Than Sex, che dà un effetto anche proprio di cigliozza bella e folta. Ok, adesso vado a mettere un po' di cipria, perché comunque vi ho già detto che io non mi accontento del baking, ma comunque metto ugualmente un po' di cipria sul viso, perché tendo ad opacizzare il viso ancora di più. Sto usando la cipria di Debbie, Powder Experience, questa qui è quella matte and fix con elementi minerali, che vi ho promosso sicuramente nel video dei Top Beauty, che penso vi avrete già visto, più che altro lo spero. Terra, se riesco a prenderla, la terra di Wycon, la numero 4, che ormai veramente è ridotta ai minimi termini perché sta finendo, e la vado a mettere sempre al solito qui sotto lo zigomo dall'altro lato, attaccatura dei capelli, bordi del naso. Prendo sempre al solito la mia terra di Collistar, che è veramente ormai ridotta ai minimi termini, ragazzi, ebbene sì, vado a prendere un bel pennellone grande, questo è di Wycon, e la vado a posizionare qui, un po' tipo effetto salute. Voi sapete che io ormai non, se non faccio questo passaggio, ragazze, non ce la faccio più a vedermi senza questa terra qui. Come blush utilizzerò il Nectarin di Nabla, visto che l'abbiamo utilizzato per la sfumatura dell'occhio, così facciamo questo colpettino di miccio e richiamiamo appunto la sfumatura sull'occhio. Va bene così, dopodiché prendiamo il nostro mitico illuminante di Wycon, questo è l'All Over numero 1 al solito, che io amo follemente. Questa zona,
questa zona, naso, arco di Cupido, mento, un po' lo metto qui e abbondo qua sulle guance, voglio dire sullo zigomo alto, perché voi sapete quanto mi piace l'illuminante, madonna, io vado pazza per l'illuminante. Oh my god. Vado di mascara sopra e sotto per diciamo attaccare le ciglia finte e le miciglia sopra e sotto, perché lo voglio mettere un po'. Per le labbra oggi abbiamo una new entry. Oh ragazzi, mi sono pazza, mi sono comprato il rossetto da MAC. Voi direte, ma veramente? Sì, mi sono comprata lui, il Lip Intensify. Questo qua è il famoso lipstick Toast and Butter, che io avevo detto alla la dolce Carmen, a cui mando un grosso bacio, gli avevo detto sì, che si chiamava Cookies and Butter, invece si chiama Toast and Butter, che praticamente lo apro con voi per la prima volta, è questo colore bellissimo, bellissimo, non lo so sulle labbra com'è, ho pensato di usarlo per la prima volta ora, vado, bellissimo. Andiamo di spray fissante di Wycon. Aiuto, un trauma mettere sto spray di Wycon, a me mi brucia da morire ogni volta che lo metto. Questo è il risultato finale, il video sarà durato un'ora, ma non fa niente, siamo state insieme. Ditemi cosa ne pensate del make up, ma soprattutto di questi, tutti questi prodottini che utilizzate insieme a voi. Vi mando un grosso bacio e stay tuned. Ciao!